Taylor, prova a prendere la rincorsa, andare fino in fondo, la fine arriva. Qui intanto un po' sfortunata Reggio Emilia, Brindisi attacca con un possesso pieno di vantaggio, quando può correre in transizione, ecco quello che accade, del 49 a 41 e Willis arriva a quota 8, arriva però la risposta dall'altra parte, terzo bersaglio pesante nella sua serata, 11 punti, 3 su 5 da 3, ma non arriva il bersaglio per l'attacco reggiano, dall'altra parte invece ancora una volta però un buon rientro di Reggio Emilia, allora difesa schierata, c'è Willis, vorrebbe ribaltare Belli in un angolo, uno contro uno, alla fine aggredito, arrivano i raddoppi, la palla esce e sulla sirena praticamente, canestro da due punti dovrebbe essere convalidato. Bostic, alla fine Reggio Emilia con Leo Candi per il 60-65. Ovviamente anche più attenzione da parte della difesa di Brindisi dopo l'inizio fuoco e fiamme per loro. Qui intanto protesta il pubblico, quando lo fanno i giocatori di casa lo fa subito Taylor, va in fondo e riscarica, palla fuori e alla fine arriva il canestro, avversario di Taylor, allora, meno 4. Quindi si mette